Eccoci qua a raccontare una storia, una delle storie che in realtà sono state fondamentali per me perché hanno cambiato anche un pochettino la mia carriera. Quindi qua era il 2019, che aveva già effettuato un intervento di addominoplastica, ma non le piaceva questa zona peri-ombelicale dove in realtà c'era ancora un po' di cute in eccesso. Qua c'era un po' di tessuto riposo, anche quando abbassava le mutandine si vedeva che la cicatrice non creava armonia. E quindi cosa fare 2019? Stiamo parlando di 5 anni fa, e quindi siamo partiti per un'avventura che adesso ormai è super consolidata, perché in realtà poi anche questo discorso, tante novità poi dici sono le hai tutte per scontate, ma hanno una storia anche le novità. E quindi in questo caso 2019 partivamo con la prima lipo addominoplastica, liposuzione. Quindi di questa zona qua, liposuzione, rifacciamo l'addominoplastica, facciamo liposuzione anteriore. E quindi oggi la paziente è venuta, siamo nel 2024, e quindi è venuta dopo 5 anni dell'intervento chirurgico, e quindi direi che secondo me sarebbe carino vedere il post-operatorio di questa signora, che lei già di suo ha una caratteristica che le dico sempre, che sembra che gli anni si siano fermati per lei, no? Perché lei si rimane sempre bellissima, anche il viso che non lo vedete. Però guardate anche il risultato della lipoaddominoplastica, come è rimasto molto costante. Chiediamo alla signora di abbassare, vediamo la cicatrice, cosa succede. Ecco, vedete la cicatrice? La cicatrice è proprio a bordo mutandine. Questa secondo me è una cosa carina, perché lei basta che si mette le mutandine e si può abbronzare sopra, e quindi la cicatrice non è visibile con l'abbronzatura. Le chiediamo se è contenta di fare il nostro solito gesto. Grazie mille, un caro saluto a tutti!